Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, è mattina prestissimo e sì, scusatemi, trucco di ieri, mi sono addormentata tardi, mamma mia. Allora, sono qui perché oggi dovevo fare una cosa con, anche con Ale in realtà, però sono le 7:54 del mattino, quindi la sto facendo da sola per ragioni di cose. Sta ancora dormendo. Più che altro la faccio senza Ale perché non dovrebbe essere importante, muoviamo, nel senso. Allora, dato che io sono ancora in allattamento, ormai sono 9 mesi che ho partorito questa ciccetta meravigliosa, e però mi era ritornato il ciclo, ma adesso sono 2 mesi che mi manca. Quindi dopo aver chiamato comunque il dottore, poi farò delle visite eccetera eccetera, però nel frattempo giustamente per toglierci il dubbio ho detto vabbè, facciamo un test di gravidanza, anche se io sono sicura di non essere incinta, perché diciamo che con entrambe le mie gravidanze, per chi non mi segue, io ho già 2 figli, lei e Lara, e in entrambe le gravidanze vi assicuro che sentivo molto più che chiaramente di essere incinta, molto più che chiaramente, ve lo assicuro, e quindi in automatico non penso di esserlo perché non ho nessun sintomo, però il sintomo più evidente è il fatto che io non abbia il ciclo, quindi ho pensato appunto di fare un test di gravidanza. Signore santo, ho pensato di fare un test di gravidanza, e dato che è una cosa che molti mi hanno chiesto, cioè come si fa un test di gravidanza casalingo di questo tipo, bla bla bla, beh, ho deciso di mostrarvelo, di farvi vedere come si fa un test di gravidanza, perché c'è molta confusione, magari uno si può sbagliare o altro. In realtà sono molto semplici da fare, però ve lo mostro perché così, perché non fare informazione. Ora, vi dico che un test casalingo di gravidanza di solito andrebbe fatto la mattina, si può fare a qualunque ora, se sei incinta lo rileva, però la mattina la pipì è più concentrata. Salute! Quindi è meglio farlo secondo me la mattina, ecco perché lo sto facendo adesso. Poi, cosa importantissima, non fate test di gravidanza prima della presunta data dell'arrivo del ciclo, almeno aspettate 2-3 giorni dal ritardo, questo perché soprattutto adesso che fa caldo il ciclo potrebbe ritardare per tanti altri motivi. Se, oddio, se avete fatto un test di gravidanza ed è risultato negativo, potrebbe essere un falso negativo, esistono anche questi, perché magari il test di gravidanza l'avete fatto male, perché magari è scaduto altro, quindi mi raccomando fatene un altro se il ciclo non arriva. Ma più che altro la cosa importante è sempre quella di andare prima di tutto dal vostro ginecologo. Ovviamente parlo per le persone maggiorenni, per le minorenni avvertite i vostri genitori o un adulto prima di subito. Detto questo, ci sono molte persone che mi chiedono anche quando è possibile sentire dei sintomi, e c'è stata una ragazza addirittura che mi aveva scritto l'altro giorno, salute, c'è stata una ragazza che mi aveva scritto l'altro giorno che addirittura diceva ma io non sento sintomi e ho avuto il rapporto a rischio una settimana fa, non è possibile sentire dei sintomi in quell'area di tempo, i veri sintomi si sviluppano appunto da dopo la presunta data del ciclo e anche di più, quindi assolutamente, sempre se perché ci sono donne che non hanno sintomi. Comunque io adesso vi faccio vedere come si fa il test e poi lo leggiamo insieme. Presenta così. E qui ci sono le istruzioni alle quali dovete sempre dare testa. Prima di aprirlo faccio la pipì qua dentro. Apro e inserisco questa parte nella pipì per 15 secondi. Chiudo e aspettiamo 2 minuti. Lo lascio da una parte dritto senza toccarlo qua. Allora, come vedete, adesso c'è la finestra qui di controllo che si è accesa, tra virgolette, e questo vuol dire che funziona, perché questa è la finestra di controllo. Questo invece dobbiamo aspettare 2 minuti. Buongiorno, Buongiorno! Come stai? Sarò pure pazza, però vedo una lineetta. E non vorrei che fosse una lineetta data dal test.
No, però si vede proprio questa linetta che... Allora, se è un più sono incinta, se sono un meno sono, non sono incinta. Calcolate però che questo cambia da test a test, perché per esempio Clear Blue te lo scrive proprio incinta, tipo uno più qualcosa, cioè nel senso quelli sono tipo da quanto sei incinta. Allora, non so se lo vedete, ma chiarissima, c'è una linetta in mezzo. Honestly, non mi era mai successa una cosa del genere. Perché non mi era mai successa una cosa del genere. Ho il presentimento che sia semplicemente la linetta che nel caso dovrebbe uscire. Però effettivamente c'è la linetta. Andiamo a svegliare Ale e vediamo che cosa ne pensa anche lui. Amore, mi serve un aiuto. Amore, tu ci vedi bene? Mi sembra che ci sia la doppia linetta. Amore, mi sembra che ci sia una doppia linetta. Potresti controllare anche tu, per favore? Mi sembra una linetta per così. Non vorrei che fosse fallato. Che magari è quella che doveva uscire fuori e non è uscita fuori. Però effettivamente un po' si vede. Super leggera, ma c'è. Tu la vedi? More. Sembra l'ombra di sotto, ripeto, sembra la cosa di sotto. Ecco, questa è una cosa che può succedere con questi qua di test. Quindi rifaremo un test. Vedremo nei prossimi giorni. L'unica cosa è che, come sapete, sia io che Ale siamo super contenti e vogliamo il maschietto e tutto il resto. L'unica cosa è che sarebbe molto divertente scoprirlo proprio adesso che ci stiamo per ritrasferire. Sarebbe molto divertente. Detto questo, vediamo un attimo. Ci vediamo al prossimo video, tesori. Vi voglio un modo di bene.